pasito. Vamo a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Parlare. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Siamo in autunno. Il mese o i mesi si prestano a tanti giochi. I colori dell'autunno, i frutti dell'autunno, i frutti perduti che andiamo noi a riscoprire in questo periodo, ma è principalmente il periodo della raccolta dei funghi. Poi novembre è quello per eccellenza, il mese che dà le maggiori possibilità, i maggiori raccolti. E prendiamo lo spunto di una sagra e di una manifestazione che vuol proporre attraverso una mostra quelle che sono le realtà delle nostre montagne. Il comune di San Giovanni di Geraci, unitamente all'associazione Nivologica Capitò, propone pure una mostra del tutto particolare, però riguarda solo ed esclusivamente il mondo dei funghi. E troviamo l'occasione a questo punto non soltanto di parlare che cosa avverrà domani in questo piccolo borgo di Calabria, ma per dare uno sguardo a questo mondo, quello della montagna, e in particolare parliamo di funghi, con uno dei maggiori esperti di micologia delle nostre realtà, Pino Liberti, l'anima, possiamo definirla, dell'associazione roccellese. L'abbiamo incontrato e con lui abbiamo discusso tantissime volte di questo mondo, il mondo dei funghi. Vogliamo capire qualcosa di più e di meglio, anche perché, anche se la stagione non è propizia come gli altri anni, è anche un modo per appropriarci di un qualcosa che ci appartiene. Loro, esperti, riescono a trovare i funghi anche sotto la neve, sembra strano ma è così. A noi profani tante cose sfuggono, però loro riescono dalla consistenza, dalla forma, dal colore e dalle lamelle a capire quello che il profano invece non riesce a percepire. Però dobbiamo essere tutti intenditori. Perché? Perché molte volte i funghi, da un bellissimo aspetto, da una forma meravigliosa, possono essere invece alquanto letali. Ecco il gioco delle parole e delle immagini che si prestano a questo mondo. Però l'associazione Capitò ha avuto anche l'opportunità e ha posto all'attenzione dei numerosi amatori, anche attraverso un convegno di caratura nazionale che si è tenuto a Roccella Ionica al Convento dei Minimi, con la presenza di importanti ospiti, parlare di questo mondo dove il profano cerca di avvicinarsi, ma spesso è vittima di quella nostra
io direi cattiva abitudine, di improvvisarci ricercatori e rimanere così vittima di un sistema che vorremmo capire, conoscere, ma non siamo ancora nemmeno neofiti. Pino Liberti ci parlerà di questo mondo e dalla regia partiranno pure delle immagini del convegno rocellese, perché poi attraverso il convegno e le immagini sicuramente riusciremo a capire qualcosa di più e di meglio di quel che è il mondo dei funghi e della montagna stessa. Commentiamo queste immagini. Qui ci troviamo nel convento dei Minimi, dove noi 18, 19 e 20 ottobre abbiamo realizzato un comitato scientifico regionale e effettivamente è stato uno dei convegni più proficui che abbiamo avuto qui a Roccella a livello regionale, dove c'è stata la presenza oltre al nostro sindaco e tanti esperti provenienti anche dalla Sicilia, c'è stato uno studio particolare, una ricerca e lo studio di questi funghi che noi abbiamo raccolto nelle nostre montagne, lì dove hanno partecipato anche dirigenti regionali, sia il dottore Cirillo che anche il professore un professore di Reggio Calabria, Agostea, professore Agostea dell'Università di Agraria di Reggio Calabria, dove ci hanno onorato della loro presenza, che hanno veramente visto quello che le associazioni calabresi, facendo parte della Confederazione Micologica Calabrese, dove tutti si riuniscono due volte all'anno proprio per fare questi lavori. Ecco, adesso c'è questa immagine per la preparazione della determinazione della mostra di tutti gli esperti, sia calabresi che siciliani, per poi esporla nella piazza San Vittorio. Qui ci siamo in un momento di studio a livello di microscopia, dove si discute di funghi che hanno delle particolarità, dove noi poi cerchiamo di trovare attraverso i particolari di questi miceti al microscopio e facciamo una determinazione corretta ed esatta di quella specie. Cioè, io ho visto, ecco, per esempio quella lunga tavolata con piatti di plastica dove venivano messi in mostra i funghi. Domani mi pare che quel sistema avete inteso metterlo in disparte, dicendo che i funghi non debbono stare a contatto con la plastica, bensì con dei sistemi. Eccola qui, la stiamo vedendo, tantissimi sono qui, centinaia sicuramente, i funghi o le specie o le varietà dei funghi messi in mostra. Noi lì a San Giovanni invece cerchiamo di utilizzare felci, muschio, rametti di elce, qualche cosa di agrifoglio pure, dato che stiamo avvicinando al Natale. Mi pare che questa ultima vostra interpretazione per mettere i funghi in mostra sia più produttivo, sicuramente nella settimana che verrà, perché domani sera nel 60 News noi proporremo unitamente a Pino Liberti un filmato che abbiamo fatto in tempi passati, ma è sempre attuale, perché parlare di questo mondo che noi pensiamo di conoscerlo, di sapere a menadito qualsiasi cosa, poi all'improvviso ti chiude le porte e ti porta
in un mondo che sarà quello degli inferi, e tu dirai, dici, ma perché? Senza poter pensare e riflettere. Ecco per quale motivo non ci scordiamo mai di parlare di queste cose, e diventa sempre attuale il problema. Mostre, mostre, mostre a non finire, sono tutte diverse l'una dall'altra, però pensiamo di aver sapere e poi ci rimettiamo in crisi perché quello che in mostra vediamo ha delle sfumature, delle connotazioni diverse da quello che abbiamo visto precedentemente. E allora la nostra presunzione di sapere, messa poi a confronto, ci mette in crisi, entriamo nei dubbi e ritorniamo e percepiamo da capo questo stesso mistero. Il lungo corso dei segni si rinnova e la dinamica, la materia diventa più bella e più accattivante, proprio perché questo mistero, il mistero dei funghi, ci pone e ci mette in discussione con noi stessi e insieme agli altri. Avete visto quell'immagine che ci diceva Pino Liberti? Attraverso il microscopio loro cercano di capire i mutamenti, le fasi, ma nello stesso tempo renderci edotti se mangereccio, e quindi da evitare, a seconda da una interpretazione o da una visione che molte volte noi pensiamo di inquadrarla in un determinato modo, e poi è tutto un qualcosa di diverso. Certo, lei ha centrato il problema proprio perché questi frutti del sottobosco, che come diceva lei prima, sia quando si è nel bosco noi abbiamo una visione, abbiamo dei colori particolari, quando noi li prendiamo, li portiamo e poi li esponiamo, con la disidratazione, mancano quelle colorazioni tipiche del fungo stesso, che ci permette di andare a scoprire effettivamente la diversità tra quello sul campo e quello esposto. Ecco perché chi visita le mostre deve sempre chiedere delle informazioni utili agli esperti, sia quelli dei gruppi sia quelli delle ASP. Ecco, dove in questi settori ci sono esperti che danno delle informazioni per non creare confusione e per evitare danni alla salute. Questo è importantissimo e bisogna sempre tenerlo presente. Ho visto per esempio, ecco, la volta scorsa si parlava per esempio della manita cesarea, il fungo di Cesare, il fungo per eccellenza. Però molte volte io, attraverso la mostra e le spiegazioni, sono riuscito a capire, a percepire determinate peculiarità che sicuramente, anche se l'uovo è chiuso e potrebbe essere oggetto di interpretazioni diverse, le vostre indicazioni ci hanno fatto capire, con un sistema chiaro, leggero, di facilissima interpretazione, che anche l'uovo chiuso può essere benissimo capito anche dal profano, ma l'esperto, già soltanto a vederlo, se ne rende conto di che cosa ha sotto mano. Anche queste piccole cose, ecco, che poi molte volte la nostra presunzione ci fa cadere nell'errore e in realtà pericolose, che molte volte i guasti diventano difficilmente da poter risanare o risollevare le sorti della vita umana. Rimangono nel tempo tutto ciò che noi abbiamo consumato, cioè quelle tossine
che difficilmente il nostro corpo riuscirà a smaltire. Dico, la manita cesarea, ho visto voi altri che tagliandolo avete fatto capire a noi altri come effettivamente si può interpretare, è difficilmente da sbagliare, ecco, potrebbe essere una piccola interpretazione, ma voi date il senso scientifico di quello che noi percepiamo a livello amatoriale. Ma innanzitutto bisogna dire, noi quando facciamo vedere questa tecnica della sezione, ma questo lo facciamo solo perché lo facciamo vedere a livello di informazione, ma l'ovulo chiuso per legge non si può raccogliere, perché è vietato dalla legge. E questo, e sappiamo un'altra cosa. Certo, noi invece a livello, questo lo facciamo a livello didattico, proprio per dare quelle informazioni e dire che ci sono delle peculiarità e capire che l'ovulo sezionandolo ha una caratteristica. Ma questo non si può verificare, come è successo in qualche occasione. Hanno raccolto gli ovuli chiusi, piccolini, e hanno raccolto la falloide. Siccome che quando sono piccolini difficilmente hanno quella caratteristica del filo giallo dell'ovulo buono, ma quando sono piccoli sono tutti bianchi inizialmente. E poi, man mano che va a maturazione, si sviluppano questi colori, per questi pigmenti di giallino, che fanno vedere la differenza tra una falloide che sezionandola anche piccolo, sia medio, sia grande, quando è chiuso è sempre bianco, mentre la cesarea no. Ma io oltre a questo volevo dire che anche noi in questo convegno che abbiamo fatto, oltre a tante specie e anche specie rare che sono state esposte, ci sono state delle relazioni importanti di funghi nuovi, che è stata presentata una relazione su un fungo nuovo che è trovato in Calabria da un nostro socio che lavora all'Università della Calabria, e questo è importante, si fa ricerca sul territorio anche sotto questo aspetto, anche perché noi come comitato scientifico, dove c'è la nostra associazione, come la Confederazione Micologica Calabrese, che raggruppa 14 gruppi calabresi, dove c'è il presidente, l'avvocato Emilio Corea della Confederazione, c'è il direttore del comitato scientifico, la dottoressa Vittoria De Marco, dove noi ci incontriamo nel corso dell'anno, oltre alle manifestazioni e alle ricerche che si fanno, ma li seguiamo per tutto l'anno queste ricerche, e ci confrontiamo quotidianamente con tutti i gruppi, e questo è molto importante, perché oggi in Calabria c'è veramente ci sono degli esperti in tutti i gruppi, e sono tanti, e ed è sempre crescente, dove si sviluppa una ricerca scientifica di tutti i miceti, e addirittura adesso si sta facendo, visto che anche in Calabria ci sono i tartufi, e con una legge apposita, anche quest'altra ricerca sta crescendo. Anche a livello economico per la Calabria, questo è importantissimo.
Difatti, ecco perché hanno partecipato anche il direttore, il responsabile dell'agricoltura, il dottor Cirillo, proprio per dare queste notizie importanti dove questo settore cresce e dà la possibilità un po' a tutti i cittadini calabresi di attrezzarsi e portare avanti un'economia diversa. A me è capitato di vedere dei tartufi neri che sono stati raccolti nelle nostre montagne, di un ottimo profumo. Dicono, perlomeno così ci è stato detto, che sono stati raccolti in loco, e questo tipo di ricerca effettivamente poi dà anche un'economia di come ritorno. Però vorrei fare una domanda, anzi due domande, cerchiamo di svincolarle, oppure intanto da quel dialogo, da queste ultime considerazioni è emerso pure che avete individuato anche dei funghi nuovi. E vorremmo sapere come sono, che cosa rappresentano, qual è il loro habitat naturale. Funghi nuovi, però da un'altra parte, la mia considerazione era, in tempi passati, nella zona di Croceferrata di Grotteria, sotto quelle abbetaie, in alcune pinete, ma più erano abbetaie, vi erano delle famiglie di Amanita muscaria. Ma tantissime, sembrava quasi che ci fosse Cappuccetto Rosso che gironzolava da quelle parti, centinaia e centinaia di funghi, di tutte le specie, piccoli, più grandi, alcuni addirittura che dovevano ancora maturare, altri che erano in fase di putrefazione. In quelle zone l'Amanita muscaria non si vede più, se non diventa una realtà rara. Come si spiega questo fenomeno? E questo si spiega sempre, sicuramente non perché non ci sono, ma è dovuto alle condizioni climatiche. Quando noi non li vediamo, piuttosto come quest'anno, io quest'anno ho visto due o tre Amanita muscaria. Perché quest'anno, con le condizioni climatiche non favorevoli, non c'è stata la fioritura, ma il micelio della Amanita muscaria lì a San Giovanni, nella Croceferrata, c'è sempre. E vive, e come si le condizioni climatiche sono ottimali, queste vengono fuori. Certamente adesso è più problematico perché incominciano le temperature a scendere di notte, la fioritura è sempre più scarsa, molto più rada, ma noi possiamo sicuramente l'anno prossimo, se ci sono condizioni climatiche ottimali, l'anno prossimo li rivedremo un'altra volta rigogliose, come si vedevano, come diceva lei, che erano a tappeto. Ecco, dei tappeti. Un sistema sembrava un tappeto. Un tappeto. E questo purtroppo ogni volta che le condizioni climatiche sono sfavorevoli, questi miceti rimangono dormienti. Cioè, si svilupperanno l'anno successivo? Sì, si svilupperanno l'anno successivo e in abbondanza, sicuramente con condizioni climatiche. Poi dalla regia, se ci sono pure, verremo avere qualche fungo, lo faremo vedere per dire qual è la bellezza che produce, che propone la nostra montagna. Anche perché pure in questo periodo, per esempio, un frutto perduto, che anche coloro i quali vanno alla ricerca dei funghi sicuramente non pongono nella giusta e dovuta attenzione, i corbezzoli, che noi vediamo specialmente in quella zona, salendo da Placanica oppure salendo da Guardavalle, alberi che sono secolari, presentano la loro bellezza. I fiori di quest'anno, ecco, qui vediamo pure un altro esame di questi funghi, sicuramente eravate nella vostra associazione. Sì, questi sono i momenti, come dicevo prima, proprio i momenti di catalogazione di tutti i funghi che sono stati raccolti. Ecco, qui ci stanno
prendendo dei funghi da determinare per poi esporli nella mostra. Questo è importante, ma io voglio ritornare a quello che lei la domanda che mi ha fatto prima, dice, i funghi rari in Calabria. Funghi rari, questo fungo raro non è un fungo commestibile, ma è un fungo importante per l'ambiente, che cresce in zone particolari, in zone paludose. Ecco, anche noi ce l'abbiamo in Calabria, dove ci sono questi laghi, queste torbiere, e dove ci sono delle piante, delle pianticelle, dell'erba particolare, c'è un tipo di giungo dove questo viene tagliato e poi su questi rametti cresce questo fungo nuovo trovato in Calabria. Ed è non solo questo, ma io è da anni che faccio ricerca anche sotto gli eucaliptus. Ecco, i funghi degli eucaliptus ce ne sono tanti. Io è da anni che seguo particolari funghi e un anno ci sono, un anno non ci sono, perché sono sempre funghi, perché sono funghi che non sempre hanno una continuità di crescita e di sviluppo. Ecco, questi qua magari un anno si vedono in abbondanza, un altro anno se ne vedono di meno, non sono di frequente fioritura, di frequente crescita. Ecco, questo è importante, ecco perché la ricerca serve proprio per capire in quegli ambienti che cosa noi possiamo ricercare. Per esempio, pure nel giornale, quel periodico che si stampava a Roccella, a città, che era diretta dal carissimo Enzo Macri. E ho visto una volta, anche perché ho dato pure io un contributo per quel pezzo, di un fungo che sembrava quasi un qualcosa, una piccola palla, che, come una rete di pescatori, e i colori che andavano sul violetto all'esterno. Un qualcosa che uno non lo prende per fungo, però poi dice, è un fungo di una qualità che sicuramente si trova l'habitat naturale per crescere. E allora la nostra montagna si presta a tantissime riflessioni, a studi profondi. Capirla non è un qualcosa di semplice, ma significa pure metterci in un mondo. Se quel fungo cresce, significa che c'è una storia su quel fungo. E se è raro, significa che in quella realtà si è creata una determinata situazione o un ambiente ideale perché possa crescere. Cioè, scoprire attraverso il fungo pure i vari filoni di questo nostro ambiente ci aiuta a capire un qualcosa che ci appartiene, ma che noi sicuramente non andiamo e non vogliamo minimamente immetterci e farlo nostro. Ma noi proprio perché ecco, questi funghi particolari che crescono perché si formano dei microclima. Ecco, ci sono dei posti dove vengono fuori determinate specie che magari in altri posti non vengono fuori, però in quel posto si è creato un microclima adatto proprio per la crescita di queste specie, come diceva, che c'è con questa rete esterna che è un clatrus rubber molto bellissimo, sembra una cancellata, che è molto bello. Quello viene attratto maggiormente da chi va nei boschi, lo vede con quel colore rosso, bellissimo, quella forma particolare, e che poi uno, una volta che si avvicina, vede che attaccato, viene invaso da mosche, perché sì, ha quell'odore, sì, quell'odore particolare, esatto, dove la mosca va, cerca di, ma è importante quella mosca perché va a, si posa su quelle piccole finestrelle dove preleva le spore e li porta in giro. Ecco, questo è
una caratteristica di questa bellissima specie. E poi ci sono anche altre cose. Punti. Per esempio, sempre diciamo, io dico come zona crocefferrata e poi digradando verso il basso. Anche in tempi passati, per esempio il tricoloma portentosum, cresceva e si sviluppava a dismisura. Oggi questo tipo mi pare che viene meno, come pure nel mondo delle russole, per esempio. Sì, no, ecco, il portentosum è il suo habitat, sono le pinete. Ecco, ma non solo le pinete, ma anche sotto le leccete, ecco, su bordi dove ci sono faggete. Ma la caratteristica di questo fungo, il suo habitat preferire la pineta, ma siccome che adesso noi nel nostro territorio pinete giovane non ce ne sono molte, ormai sono tutte pinete già invecchiate che non producono più quella fioritura copiosa di portentosi, ma mentre se vengono eliminate queste pinete vecchie che sono sempre utili le piante, ma immettono nuove piante, si formano quelle caratteristiche, quelle peculiarità, quel clima, quel microclima dove il portentoso è il suo habitat preferito. Ecco. Oppure si diceva sì, quest'anno ci sono state piogge, o durante la notte la temperatura si abbassa, molte volte si raggiunge delle misurazioni anche sotto lo zero, però ecco, se il fungo voi riuscite a trovarlo anche sotto la neve, e di conseguenza dovrebbe, anche se influisce in maniera non indifferente il clima, dovrebbe esserci pure una buona raccolta o un buon raccolto. Il fungo che dice lei, che noi troviamo anche sotto la neve, è uno dei primi funghi che viene fuori, come l'Higrophorus marzolus. L'Higrophorus marzolus è proprio quel fungo che cresce in quelle chiazze di neve dove si aprono, si scioglie questa neve, in queste chiazze vengono fuori, viene fuori l'Higrophorus marzolus. È uno dei primi funghi, perché i funghi dal 1 gennaio al 31 dicembre ci sono sempre. Importante che ci sia un'umidità giusta, una ventilazione giusta, il caldo che serve per far crescere questi funghi, che il micelio abbia la possibilità con l'umidità e il calore di svilupparsi e venire fuori, vengono fuori questi, viene fuori questo frutto che è il fungo, chiamato volgarmente il fungo, ma è un carpoforo. Ecco. Cioè, noi abbiamo parlato più che altro in termini scientifici, ma abbiamo cercato pure di farci comprendere da chi ci ascolta da casa. Perché diciamo questo mondo? È un mondo che i nostri avi conoscevano, l'hanno appreso da quelli che sono venuti prima di loro, noi l'abbiamo conosciuto, apprezzato ed amato attraverso la voce di tanti che hanno vissuto o che ci hanno condotto in montagna. Ma la montagna oggi più che mai dovrebbe essere protetta. Nel passato non si assisteva a questo sperpero di risorse, veniva principalmente tutelata dagli stessi abitanti della montagna. Oggi questo fenomeno, questo sistema trova difficoltà ad attecchire. Ma questo perché? Io andando in giro un po' in tutte, non solo in Calabria ma anche fuori, e dove si va con le nostre associazioni, con l'associazione nazionale, dove si fanno dei convegni, dei comitati scientifici nazionali ed internazionali,
si parla proprio, parliamo sempre di questo problema dell'ambiente, della montagna, del rispetto. Dove una volta i paesi montani erano più popolati, e dove tutti, sia il bosco, sia la parte alta, sia quei boschi della parte bassa venivano curati dalle stesse persone che vivevano, e allora c'era maggiore rigogliosità, maggiore rispetto, maggiore pulizia. Adesso si va nei boschi dove si trova di tutto, e questo è gravissimo. E di più. Questo è grave, perché se noi tutti incominciamo a fare una riflessione e dire: ma se noi andiamo in montagna a fare un picnic e portiamo tanta roba, penso che al ritorno, riportandolo solo a casa, è sempre di meno, e metterla nelle giusti posti dove questi rifiuti vengono smaltiti dai comuni. Questo è importante. E se noi li lasciamo lì nel bosco, piatti di plastica, buste, no, io penso più che le bottiglie, ecco, le bottiglie. Dove da più parti veramente che anche le vipere si mettono o si inseriscono nella bottiglia, non so, a ricerca di qualcosa, e poi andremo o ci vedremo tra le mani, sì, lì dentro proprio delle specie alquanto velenose che mettono poi a repentaglio la nostra stessa vita. Io l'unica cosa è che ho paura delle vipere, sembra un fatto strano, ma io sono delle creature innocue. Io dico sì, certamente è pericoloso, ma se uno entra nei boschi attrezzato con dei scarponi, con un bastone, dove fa rumore, e queste vipere così definite veramente pericolosissime, invece non sono pericolose, basta che sentono un po' di rumore, loro vanno a rindanarsi nel loro ambiente e non si muovono. Certamente se uno passa ignaro, va vicino, certamente non viene attaccato, ma viene perché è una difesa la vipera che ha. Se uno sente l'ostacolo vicino, si mette in allarme e per poi attaccare, ecco, martellare. Questo succede pochissime, rare volte, ma poi dipende anche. Se uno, ecco, va a raccogliere i funghi, se prima non fa lì, non cerca di vedere che cosa c'è sotto e poi prenderlo, e allora uno se arriva e mette le mani non può sapere che cosa ci può essere sotto un fungo. E questo bisogna sempre essere attenti e accorti che le vipere non ammazzano nessuno. Una buona notizia. E allora, per chi ci ascolta da casa, anzitutto diamo delle indicazioni e poi alla fine, ben prima di salutarli, diremo la manifestazione di domani in San Giovanni di Gerace in che cosa consiste, che ha come punto di riferimento il fungo e i prodotti della montagna. Diciamo i funghi perché vogliamo che tutti possano accostarsi a questi prodotti con serenità, ma con la consapevolezza di sapere che specie sono, qual è l'importanza che assumono, e non andare a raccogliere funghi a caso, perché poi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Allora, quale consiglio dare? E questo, ecco, queste manifestazioni, queste mostre e anche quella di domani a San Giovanni di Gerace, che io invito tutti a partecipare e a visitarla, perché le informazioni sono sempre utili ed importanti, specie di questo prodotto, perché questo prodotto, come dicevamo all'inizio, che viene ricercato da tutti, consumato da tutti, oggi
bisogna sempre conoscere la commestibilità certa per consumare un fungo. E questo, ripeto, sempre attraverso i gruppi micologici e le ASP, dove ci sono gli esperti che controllano gratuitamente, io lo ripeto sempre, gratuitamente, ogni cittadino che si reca a far controllare i funghi che ha raccolto. Così li può consumare in sicurezza senza avere problemi con, che possono essere anche gravi, come è successo in altre occasioni. E questo dico, che queste informazioni, con queste trasmissioni e con le manifestazioni, con le mostre, e come quelle che abbiamo fatto con i convegni e i comitati scientifici che si svolgono dappertutto, in tante zone della Calabria, noi possiamo avere veramente una sicurezza nel consumo di questo prodotto, ed è importantissimo. Con questi sentimenti, amici telespettatori, ci congediamo da voi. Vi diciamo che domani sera sarà un 60 News con una breve introduzione da parte mia e di Pino. Vi faremo vedere un filmato che abbiamo realizzato con i nostri operatori, e quindi una produzione Telemia e del gruppo micologico Capitò, con l'intento di capire la nostra montagna, i nostri boschi, questo mondo che ha fatto grande la civiltà contadina. Con questo intendimento ci congeliamo da voi, vi invitiamo domani a San Giovanni di Geraci per vedere questa mostra. Vi auguriamo anzitutto i ringraziamenti a Pino e alla sua associazione, e poi un buon proseguimento con i nostri programmi, e la buona serata a tutti. Una buona serata. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.